Salve a tutti e bentrovati a una nuova pillola di benessere. Abbiamo nel corso delle nostre puntate spesso parlato dell'importanza della qualità dei cibi e perché scegliere un cibo piuttosto che l'altro, ma abbiamo anche parlato dei vari tipi di modalità di cottura che possono rendere il nostro alimento più o meno nutrizionalmente perfetto. C'è da dire che oggi è bene parlare anche di quali materiali utilizzare per la cottura dei nostri alimenti, perché vedremo come mentre ci sono dei materiali che sono inerti o quasi del tutto inerti, invece ne abbiamo altri che possono essere potenzialmente dannosi per quella che è comunque il nostro alimento e quindi di conseguenza anche la nostra salute. Di solito quando parliamo di pentole pensiamo all'alluminio. C'è da dire che l'alluminio, soprattutto se messo a contatto con gli alimenti acidi, può essere piuttosto pericoloso, appunto perché l'acidità fa rilasciare un po' di alluminio all'interno degli alimenti e quindi questo alluminio può essere pericoloso per i testicoli, per gli embrioni e per il sistema nervoso. Si possono usare anche delle pentole che sono rivestite in ceramica e di solito queste pentole possono rilasciare dei metalli quali il cadmio e il piombo e questi elementi possono essere pericolosi sia per quella che è la funzionalità renale, ma anche la funzionalità del sistema nervoso centrale, soprattutto il piombo. Inoltre è possibile che, per quanto è tra i materiali più inerti, ma anche l'acciaio inox possa rilasciare il nickel, per esempio, soprattutto anche in questo caso se a contatto con gli alimenti acidi, per esempio a basso pH. Un esempio potrebbe essere appunto la salsa di pomodoro. Il pomodoro è tendenzialmente acido e a contatto con questo materiale potrebbe rilasciare il nickel. E il nickel, che di solito non è tossico di per sé, però potrebbe dar vita a quelle che sono delle vere e proprie intossicazioni da nickel. Ci sono tantissime persone che non riescono, sono proprio intolleranti, allergiche al nickel stesso, non riescono a consumare né gli alimenti contenenti nickel, in realtà sono numerosi, e né tantomeno a toccare anche degli oggetti stessi il cui nickel è presente. Cambiando argomento, possiamo dire che le pentole di rame, che soprattutto parecchi anni fa erano maggiormente utilizzate, sono ottime e danno buone prestazioni termiche, però sono inadatte se usate quotidianamente. E questo perché il rame comunque potrebbe rilasciare l'idrossido di rame, che comunque è nocivo se viene ingerito. E inoltre questo idrossido potrebbe essere comunque irritante per la pelle, le vie respiratorie e agli occhi. Infine, la maggior parte delle padelle in commercio sono rivestite da teflon, comunque sono antiaderenti, e c'è da dire che se queste pentole vengono graffiate o surriscaldate possono rilasciare il PFOS, che è un epatotossico e può anche andare a interferire dal punto di vista del sistema endocrino, quindi anche con il rilascio di diversi ormoni. Quindi il consiglio qual è? Riassumendo, sicuramente il vetro è tra quei materiali più inerti e soprattutto è bene scegliere per la giusta padella, per la giusta pentola anche il tipo di cibo più adatto. Fermo restando che se avete delle padelle antiaderenti o comunque rivestite in teflon, se sono graffiate è bene buttarle il più presto possibile. Inoltre la cottura al giorno d'oggi spesso può avvenire anche al microonde e se proprio ritenete necessario utilizzare questa modalità di cottura, possiamo dire che i contenitori di plastica, se prendete quelli adatti al microonde, va bene, mentre se prendete quelli non adatti al microonde possono comunque rilasciare delle sostanze dannose che poi una volta ingerite possono essere tossiche, così come la pellicola. Allo stesso modo dobbiamo evitare di usare una pellicola non adatta al microonde, fermo restando che il PVC non deve mai essere utilizzato a contatto con degli alimenti grassi, in quanto può andare a contaminare di sostanze tossiche l'alimento in questione. Infine, anche la carta, se è cerata, può fondere la cera nel microonde e quindi contaminare gli alimenti stessi, e dovete anche prestare molta attenzione alle plastiche di policarbonato, per esempio i biberon, le stoviglie e i recipienti di plastica che, se esposti al calore o usurati, vanno a rilasciare il bisfenolo A, che trovate come sigla BPA, che è una sostanza molto dannosa per la salute. Tant'è vero che al giorno d'oggi spesso si trovano anche degli utensili in plastica dove c'è scritto BPA free, vuol dire che anche se a contatto con elevate temperature non rilasciano questa sostanza che potenzialmente è tossica per l'organismo, quindi anche un meccanismo di sicurezza ulteriore.
Quindi riassumendo possiamo dire che le padelle antiaderenti in teflon sono ottime a basse temperature e non vanno mai graffiate. Il rame stagnato anche a basse temperature è ottimo, anche in questo caso però non per l'uso quotidiano e se graffiata va buttata. L'acciaio inox è ottima per quasi tutti i tipi di cottura anche a temperature elevate, mentre la ghisa può resistere ai tipi di cottura, però anche in questo caso bisogna far sì che non sia molto graffiata. Ed infine l'alluminio, ripetiamo, non deve essere comunque usato con alimenti acidi. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda, e ringraziando Luca Chito in regia vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci.